Gorgobli. Ah, oh, bentornati, cari senti, poi oggi siamo qui con che cosa? Bentornati, storia. Esatto, oggi siamo minchia, oggi, dato che l'inquadratore dovrebbe richiamare i nostri spettatori, che ci sono milioni e milioni di spettatori da casa. Altro che canale da più, altro che PewDiePie. Esatto, chi? Vabbè, lo stesso. PewDiePie. Comunque, oggi siamo effervescenti, siamo frizzantini, siamo... perché? Perché oggi, come avete visto nel video qua sopra che abbiamo caricato un po' di ore fa, e oggi è il primo anno di canale, quindi siamo tutti emozionati e divertiti. E... non vero come un altro. Esatto, no, non è vero. È San Gennaro. E siamo qui con la tele reaction del primo teaser trailer, che se non si offendono, di Captain Marvel. Dai, sei pronto? No, andiamo. I lupi. Blockbuster? Sì, perché hai capito. È già il pericolo questo. Ci andava dopo questo. Non lo so solo io. La guerra è una lingua universale. La conosco questa voce. Anche voi. E io riconosco un disertore quando ne vedo uno. Ma sarà mica Samuel Jackson. Ma non pensavo che potesse venire dall'alto. I 10 dov'è? Sempre lì, non è che spostano. Non perché non avevano evidenziato, sì. Invasione spaziale. Ma vai, capello di punto. Sì. Volevo mollare tutto e oggi ho conosciuto te. Come si chiama? Quindi non sei di queste parti. È difficile da spiegare. Grace, gli uniscono. Split e Unbreakable. Esatto. È questo. Devo avere dei ricordi. Ho dei flash. Flash, la DC. DC, la lotta continua. Il bene e il male che ritorna. Dopo è così. È comodo. Perché non hai visto dormire, eh? Jude Law. Jude Law. Tutti ormai attori, se passate un attore sei nella mano. È pieno di minacce lì fuori. La minaccia? Cioè è pieno di minacce, mi metti una vecchia, capisci che. Ci servi tu. Se mi guardo con più vivo. C'è un tema che mi interessa. Allora, che dire? È un teaser che invoglia gli amanti del genere ad andare al cinema quando uscirà nel 2019. Questo futuro capolavoro dell'intrattenimento che dovrebbe uscire, se non sbaglio, a febbraio-marzo. Scusate se non mi ricordo la data precisa, ma non l'ho guardata, scusate, dovrebbe essere marzo, so che per voi è molto importante la data. Ma schifo, era mio figlio quello, comunque comunque un trailer che intrattiene, che ti fa conoscere questo nuovo personaggio, perché comunque è il primo film di Captain Marvel. In questo trailer cosa abbiamo visto? Abbiamo visto mica pizza e figli. Oddio. Abbiamo visto che sarà ambientato nel passato, perché abbiamo visto un giovane Samuel Jackson, un giovane Nick Fury, perché se diciamo le Jackson non dici il nome preciso dell'attore, c'è il nome del personaggio. E dopo abbiamo visto che c'è anche l'ispettore Gordon, cosa dico? C'è anche il suo fido di estriero, che è quello che muore in Avengers primo, dopo il colpa di Loki. Sì, abbiamo visto anche le due fazioni dei alieni di Captain Marvel. Comunque non si sa, ovviamente, se si scoprirà nel film o nel trailer, se il fatto della perdita di memoria di Captain Marvel è dovuta all'arrivamento degli alieni o perché gli hanno fatto qualche... o semplicemente una demente. Esatto. Mi piace... oddio, mi piace dire che mi piacciono le interpretazioni, è un altro discorso. Comunque... A me l'unica cosa che mi ha incuriosito, devo dire la verità, non sono fan, ma comunque il teaser è fatto veramente bene. Sì, beh. È l'attrice, mi incuriosisce l'attrice. Brie Larson, l'attrice che ha fatto Room e che comunque è presente anche nei vari film della Marvel.
ben lanciata in questo, in questa serie, no? Sì, adesso ha un film tutto suo, ci sta come attrice. Trailer sì, carino, teaser, niente di che, abbiamo, sì, non abbiamo visto esplosioni grandi, non abbiamo visto grandi robe come gli Avengers Infinity War, ma grazie, ma li vedremo sicuramente, ma meno male che non me l'avete fatto, non l'avete fatto vedere. Comunque scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo trailer, se vi è piaciuto il trailer o scrivetelo nei sondaggi come sempre. Lei ha dato da dire la sua vita in generale, oltre che scrivetevi, commentate, mettete mi piace, patata. Ho visto che c'è un film di James Franco che sì, mi interessa di più, quindi stacchiamo che vorrei vedere. Quindi vivi, ovviamente vi ringraziamo ancora per il l'anno di l'anno dei Santi Boris, wow, trovate il video qua sopra, eh? Siete veramente carucci. 3, 2, 1. Vivi.